Grazie e buongiorno a tutti quanti in questo splendido, se non altro è stata l'occasione per conoscere questo splendido oratorio di cui non conoscevo l'esistenza. Tecnologie innovative tra scienze ed arte. Il rapporto tra scienze ed arte diventa sempre più stretto. La scienza, tramite lo sviluppo di nuove tecnologie, mette a disposizione dello studio delle opere d'arte, tecniche e tecnologie innovative per quanto riguarda l'analisi dei materiali, la composizione materica e tante altre cose che sono utili alla comprensione dell'opera d'arte ed anche finalizzate, ma questo non è uno scopo ultimo, finalizzate alla conoscenza in preparazione del restauro e così via. È un lavoro strettamente interdisciplinare. Potete capire che accanto allo scienziato, che in qualche maniera è uno scienziato dei materiali, è strettamente necessario la presenza di storici dell'arte, conservatori, curatori e così via. E direi che questo è molto molto bello, è veramente uno dei campi in cui l'interdisciplinarità è assolutamente necessaria se uno vuole risolvere, e non sempre si riesce, alcuni dei problemi che i beni culturali, le opere d'arte pongono. E incomincerò facendo un esempio di applicazioni di tecnologie molto recenti, per far vedere anche quali sono i problemi e come questi problemi vanno superati. Do fastidio? Questo è un dipinto di Vincent van Gogh, è un prato fiorito, quello a sinistra, che ha dipinto nel 1887 a Parigi. In realtà, come vedete da, a destra, da una radiografia di qualche anno fa, quando la tecnologia non era così avanzata, si vede che sotto il prato c'è una figura abbastanza distinguibile, ma non così ben distinguibili. Vediamo invece che cosa si vede adesso con le nuove tecnologie. Il dipinto si trova al Museo di Otterlo in Olanda, è stato portato per fare una mappatura degli elementi alla luce di sincrotrone, 400 km da Otterlo, e quello che risulta è l'immagine a sinistra. Vedete che l'immagine adesso è perfettamente riconoscibile, non solo, ma uno riconosce anche che è un'immagine già vista in Van Gogh. Se la confrontate con l'immagine a destra, vedete che ci sono. Non solo, per ottenere quei risultati e ottenere anche il colore, è stato necessario, qui è il trasporto fatto per 400 km per arrivare al sincrotrone di Amburgo, ma è stato necessario fare dei microprelievi di qualche millimetro, ma sempre microprelievi della materia originale, per andare a un altro sincrotrone a Grenoble per fare delle indagini accurate sulla composizione molecolare. Si è capito che il giallo è un giallo di Napoli, di stagno e antimonio, e tante altre cose. Però queste sono le ultime applicazioni della scienza dei materiali. Abbiamo svelato in qualche maniera il segreto che stava dietro il prato fiorito, però c'è qualcosa che non va. Non si può o non si dovrebbe trasportare un'opera d'arte per così tanti chilometri, per due ragioni semplici. Una deontologica, che qualunque trasporto fatto anche nelle condizioni migliori è sempre uno shock per l'opera d'arte stessa. A parte la considerazione economica necessaria a sostenere il trasporto stesso. Secondo e ancora più grave, campionamenti. Campionamento, quando è possibile, andrebbe evitato. E allora, proprio da Perugia, all'inizio del 2000 è sorta la necessità di ovviare
a queste incongruenze che la scienza materiale, pur nel suo sviluppo, presentava, tenendo conto della peculiarità del campo dei beni culturali. Quali dovrebbero essere le due condizioni necessarie? Uno, non campionare, quindi utilizzare delle tecniche non invasive, che non toccano l'opera d'arte stessa. La seconda, lavorare in situ, là dove sta l'opera d'arte. E da questi due principi è partita la nostra esperienza che in qualche maniera, direi, ha cambiato la prospettiva per quanto riguarda le indagini. Abbiamo installato un laboratorio, il cui acronimo è MOLAB, che è l'acronimo inglese che sta per Mobile Laboratory, in cui avevamo al suo interno tutta una serie di strumentazioni, che sono strumentazioni spettroscopiche, che utilizzano l'interazione radiazione-materia per avere delle informazioni sulla composizione del manufatto artistico, talmente piccola che potevano essere facilmente trasportabili. Questa è stata l'idea, diciamo, è in fondo l'uovo di Colombo, ma come vedremo ha cambiato proprio la prospettiva dell'indagine. Molto spesso a me chiedono, ma quest'idea che adesso risulta essere stata piuttosto geniale, anche se all'inizio non solo avevamo dei dubbi noi stessi, ma i colleghi ci guardavano con un po' di scetticismo. E io rispondo: ma al Dipartimento di Chimica di Perugia non avevamo spazio, e allora avevamo la necessità, che in fondo non è vero, ma c'è anche qualcosa di vero, per cui avevamo la necessità di rendere le strumentazioni sempre più piccole e trasportabili, e soprattutto che lavorassero in maniera non invasiva. Questo è il transporter con cui noi trasportiamo, è il nostro laboratorio mobile, il nostro MOLAB. Vedete, lì stiamo in una locazione bellissima che è il Museo di Picasso ad Antibes, di fronte in Costa Azzurra, di fronte a un mare splendido. E questi sono gli strumenti che, disassemblati, stanno in quelle scatole nere. E quindi, riassemblando, abbiamo in situ, nel luogo dove si trova l'opera d'arte, un laboratorio avanzato di spettroscopia per avere delle informazioni. Qui stiamo all'AIA, al Gentemann Museum, studiando una delle icone dell'arte moderna, che è il Victory Boogie Boogie di Mondrian. Vedete, normalmente si lavora in presenza del pubblico, che risulta essere molto interessato a questo fatto. Qui stiamo a Brera, stiamo facendo dell'indagine sulla Madonna con Cherubini del Mantegna. È una fotografia molto bella, sembra che la Madonna stia traguardando nel microscopio del micro Raman che sta al momento lavorando. E qui stiamo a Dublino, al Trinity College, studiando quello che è probabilmente il manoscritto miniato più importante del mondo, senza dubbio è la Gioconda di manoscritti, The Book of Kells. E vedete come contemporaneamente si stanno facendo delle misure su questo manufatto così prezioso. Questo è di nuovo Brera, è Caravaggio. Caravaggio l'abbiamo soltanto rivoltato, è la scena di Emmaus. E questo è il MOLAB on the road. Qui c'era un piccolo video che purtroppo non funziona. Questo è il MOLAB on the road, ma c'è stata un'occasione, e questo video fortunatamente funziona, se me lo fa partire, in cui il MOLAB, quindi la scienza, è on the boat. Perché questo, quell'altro, sì, scusa. Sì. Questo eravamo stati chiamati alla PEGI Guggenheim di Venezia per fare delle indagini su 11 dei
dipinti di Pollock. Non c'è bisogno che spendo qualche parola per Pollock, perché talmente, vedete, siamo arrivati al Canal Grande, siamo arrivati alla sede splendida della Guggenheim, e dopo qualche minuto nella sede stessa c'era un laboratorio di spettroscopia pronto a fare delle indagini. Anche qui in presenza del pubblico, ma soprattutto in presenza dei restauratori, del direttore del museo e così via, perché la strategia, ottenendo dei risultati in tempo reale, si cambia dalla discussione che si ha. Vedete, questo è uno dei Pollock più famosi, il Alchemy, alchimia, quindi non a caso abbiamo scelto anche, essendo chimici, questo dipinto dal nome piuttosto suggestivo. Sembrerebbe un ammasso di materiale abbastanza informe, è un grande dipinto, 2,40 m per 1,40 m stesso, di materia che sembrerebbe essere caotica, ma in realtà non è così caotica, perché Pollock ha usato 12 colori a coppie più il bianco e il nero. Ma vedete, l'ha usata a coppie, per esempio ha usato per il rosso questo composto di cobalto, zolfo e selenio e quest'altro rosso toluidine, e così per gli altri. I colori sono accoppiati. E la ragione è che sembrano colori che hanno lo stesso colore, diciamo, sembrano, in realtà sono, dal punto di vista ottico, sono diversi, presentano opacità diversa, fluidità diversa. Quindi Pollock, che è descritto come il genio e sregolatezza, che usava i materiali in una certa maniera, quando dipingeva era un attento conoscitore dei materiali stessi. Non solo, ma questo dipinto è importante anche perché è uno dei primi dipinti in cui Pollock ha usato la sua tecnica nuova, per cui è diventato famoso, la tecnica del dripping, cioè stendeva al pavimento il dipinto e poi con delle bacchette faceva colare il colorante stesso, colorante di cui abbiamo visto la composizione, scelti appositamente a coppie, ma anche il legante era scelto appositamente. Il dipinto è del 1947 e ha scelto una resina alchidica, che non era un materiale da artisti, si comprava in ferramenta perché serviva per dipingere auto, termosifoni e quant'altro. Però rispetto agli oli tradizionali e alle resine d'artista aveva un vantaggio, era molto più fluido. Quindi dal suo punto di vista era l'ideale per fare il gesto con cui concepiva l'opera d'arte stessa, e aveva il vantaggio, questa resina alchidica, di polimerizzare molto velocemente, cioè in qualche maniera di istantaneamente rendere il gesto per sempre, insomma, in qualche... E naturalmente queste sono informazioni importanti dal punto di vista della conoscenza del materiale di Pollock, ma sono informazioni molto importanti. Vedete, questa è la tecnica di dripping di Pollock, che come sappiamo è morto a 44 anni in un incidente stradale, insomma, completamente pieno di alcol e così via. E è stato importante perché proprio da queste conoscenze è stato possibile fare un restauro, che è stato fatto in collaborazione con l'Opificio delle Pietre Dure e con il restauratore della Peggy Guggenheim, che lì vedete, Luciano Pensabene, perché prima non si era tentato, non conoscendo quali materiali, quindi che tipo di solventi utilizzare per il restauro stesso. Passo a un altro argomento, che tra l'altro è uno degli argomenti a me più cari,
l'indagine che abbiamo fatto sui codici messicani precolombiani. Io non lo sapevo quando abbiamo iniziato questa ricerca, ma dei centinaia di migliaia di codici esistenti nella Mesoamerica e che rappresentavano la storia della Mesoamerica da tutti i punti di vista, dal punto di vista artistico, dal punto di vista della storia, dal punto di vista astronomico e così via, ne sono rimasti soltanto 14, tutti distrutti dai conquistatori spagnoli. E per giunta di tutti questi 14 stanno in Europa. Ce n'è solo un pezzo nello splendido museo archeologico di Città del Messico. E perché in Europa? Perché venivano portati come oggetti strani ai sovrani che avevano finanziato la spedizione e così via. E sono importantissimi, non solo rarissimi, e non erano mai state fatte indagini, perché non venivano spostati, non parliamo di campionarli, ma non venivano nemmeno spostati perché sono piuttosto fragili. E noi ne abbiamo studiati, è una situazione anche molto favorevole, avere un corpus così importante ma così limitato, proveniente da civiltà diverse, Maya, Azteca, Mixteca e così via, quindi che aprono tutta una serie di problemi. Ne abbiamo studiati 9, speriamo di arrivare, ma già siamo piuttosto soddisfatti di tutte le informazioni che abbiamo ottenuto e che, come dicevo, sono le uniche che si hanno su questi codici. Vedete, sono pittogrammi molto colorati, c'è il blu, il giallo, il rosso, lo rivedremo. Il blu è il blu famoso, il blu Maya, che però veniva molto conosciuto, ma veniva usato soprattutto nei dipinti murali e così via. Che cos'è il blu Maya? E in pratica questa è la tecnologia utilizzata in Messico e dalle civiltà mesoamericane. È un colorante che, come vedremo, proviene da fiori, indaco, supportato da argille. I coloranti vegetali sono molto instabili e i messicani, dal punto di vista tecnologico, sapevano benissimo che per farli durare dovevano creare un composto, un composito organico-inorganico con delle argille che stabilizzano lo stesso. Vedete, in questo cartoon l'indaco sono quelle sferette azzurre e il resto è l'argilla. Qui è uno schema un pochino più serio di quello che ho fatto, in cui l'argilla per l'indaco è una speciale argilla, la paligorskite. Ma, dicevo, nei codici non si era mai trovato il blu Maya, ma questa tecnologia è diffusa anche per gli altri colori. Avete visto il rosso, il giallo, ma esiste anche il rosso Maya, il giallo Maya. Cioè con lo stesso concetto, coloranti organici supportati da argille per creare questo stabile colorante organico-inorganico. Qui è l'argilla. L'argilla veniva fatta assorbire sull'argilla, diciamo una tecnologia abbastanza nota per il blu Maya, veniva riscaldata in una certa maniera, in maniera tale da, non voglio entrare nei dettagli, ma da mandare via l'acqua che era presente nella... un riscaldamento a 100-120 gradi, insomma c'è tutto. Diciamo il blu Maya è uno dei coloranti più studiati. Il bello è che questa tecnologia è una tecnologia diffusa anche per gli altri coloranti, per cui abbiamo introdotto anche la nomenclatura del rosso Maya, del giallo Maya e così via. Vedete, questi codici sono
esposti, no, no, non sono nemmeno esposti, appartengono a istituzioni molto importanti. Questa è la Biblioteca Apostolica Vaticana. Questo è l'unico codice che esiste in Italia, a parte il Vaticano che non è Italia, è a Bologna, è il codice Cospi che sta alla Biblioteca Universitaria di Bologna. Io racconto sempre un episodio. La Biblioteca Universitaria di Bologna sta in via Selmi, di fronte al Dipartimento di Chimica dell'Università di Bologna, che tra l'altro è uno dei dipartimenti migliori non solo in Italia, ma probabilmente in Europa. E in maniera forse un po' eccessiva, il codice Cospi non aveva mai attraversato la strada per andare alla laboratoria. Siamo stati noi, e questo è l'inizio di questa splendida avventura scientifica, a studiare il codice Cospi. Vedete, sono molto molto belli, sono pieni di pittogrammi e sono, diciamo, raccolti a mo' di fisarmonica. Questo, siamo al British Museum. Ecco, questa è un'altra pagina così colorata. Dicevo, i coloranti derivano da fiori, per un motivo che il fiore ha colori così vivaci, ma c'è un'altra cosa. Questi codici venivano declamati al popolo per rappresentare la loro cultura e così via. Quindi in qualche maniera c'è una certa connessione tra il parlar fiorito o il cantar fiorito e l'utilizzo, quasi la materializzazione attraverso l'utilizzo di coloranti derivanti da fiori, dell'espressione materica parlar fiorito. Il prossimo argomento lo introduco non con una pubblicazione scientifica, ma con un settimanale di enigmistica, strettamente connesso. La mia segretaria stava facendo le parole crociate ai tempi del ministro Brunetta, quando parlava sempre del pubblico impiego e del fatto che, io dicevo sempre, stava facendo le parole crociate, ma a casa, non nelle ore di ufficio. E come sapete, accanto alle parole crociate ci sono delle informazioni strane. La prima informazione riguarda Sydney, dove usano, bevendo molta birra, i fermenti per trasformarla in energia. La seconda riguarda Madrid, l'uso di copertoni per asfaltare le strade. Il terzo è ancora curioso, il fatto che in America è cambiato la concezione delle brutte parole, per cui non ci sono più contravvenzioni quando nel prime time televisivo si dicono qualche parolaccia. Mentre il primo riguardava proprio strumenti per l'arte e parla del MOLAB, dicendo che due docenti della Facoltà di Scienze, uno sono io e l'altro il professor Brunetti, che vedremo alla fine, hanno messo a punto un metodo e parlano proprio dell'argomento che voglio introdurre. Grazie a questo è stato possibile fare delle indagini sulla Vergine delle Rocce di Leonardo e trovare alcune cose che andremo a vedere. Le cose che siamo andati a vedere è l'utilizzo di un strumento tecnologico sviluppato in Italia, che è il riflettografo a infrarosso. Questo strumento permette, dato l'utilizzo di radiazioni infrarosse nel medio infrarosso che superano lo strato pittorico, di arrivare al fondo, alla preparazione, dove c'è, per i dipinti a tavola, per i dipinti da cavalletti, quasi sempre il disegno preparatorio, l'underdrawing. E il fondo, la preparazione, emette, diciamo, non assorbe la radiazione infrarossa, mentre il carboncino o il materiale con cui è fatto il disegno preparatorio assorbe questa radiazione. Quindi dal contrasto uno può ottenere il disegno preparatorio. E questo è uno strumento che è stato migliorato, sviluppato, adesso lavora con 17 frequenze nel medio infrarosso. Vedete, dà un'immagine
non distorta del disegno preparatorio, che naturalmente può essere confrontato con la situazione del dipinto e vedere come si è evoluta l'idea del pittore dall'idea originale alla definizione ultima dell'opera stessa. E, dicevo, ci avevano chiamato i colleghi della National Gallery, non perché non avessero un riflettografo, ma perché volevano fare delle indagini, avendo visto che c'era qualcosa di peculiare. Ma sembrava che ci fosse un altro disegno preparatorio, oltre al disegno preparatorio corrispondente all'immagine della Madonna delle Rocce. E allora siamo andati con il Molab, e effettivamente questo è il disegno preparatorio della Madonna delle Rocce, così come la vediamo oggi, ma sotto, nello stato preparatorio, c'era un altro disegno. Vedete, c'è l'immagine di una Madonna molto più in alto rispetto alla posizione che hanno adesso le figure, inginocchiata, non c'è, probabilmente doveva essere una Madonna inginocchiata davanti al bambino Gesù, ma questo dimostra che Leonardo, e qui c'è una storia bellissima che apre tutto uno scenario, e che se ho tempo vi racconto molto velocemente, aveva intenzione di fare un'altra immagine iconografica. Sapete che ne esistono due Madonna della Vergine, una sta al Louvre e l'altra è questa della National Gallery. Vedete questo insieme ai colleghi, vedete, c'è un primo disegno preparatorio nello strato iniziale e poi c'è un secondo strato, un'imprimitura, su cui c'è il disegno preparatorio corrispondente all'immagine della Madonna, della Vergine delle Rocce. E vedete, questa è l'immagine, questo è il disegno preparatorio, ma vedete in fondo, se riesce a vedere abbastanza, e io lo sottolineo, c'è la testa di questa Madonna che faceva parte di questo primo disegno preparatorio. E, tra l'altro, preparato molto accuratamente, probabilmente preparato da un cartone con cui aveva inciso questa testa di Madonna nel primo disegno preparatorio. Ma è abbastanza interessante andare a vedere qualcosa che è connesso con un altro dipinto famoso di Leonardo, L'ultima cena. Vedete, qui c'è Filippo, l'ho isolato, l'ho ruotato di 180 gradi, l'ho ingrandito di due volte e coincide, per la testa di Filippo coincide esattamente con la testa della Madonna del primo disegno preparatorio, il che significa che Leonardo aveva usato lo stesso cartone, aveva soltanto raddoppiato le dimensioni, ma non era questo un problema per Leonardo. È una pratica abbastanza comune. Tra l'altro ha usato delle tecniche che sono ancora medioevali, solo una parte, la testa, mentre poi, per quanto riguarda i cartoni, usavano l'intera figura. Insomma, questo è d'origine medioevale, in cui si usavano una parte soltanto, il cosiddetto patrone. E dicevo che la storia è molto interessante, perché il dipinto Vergine delle Rocce, lo racconto in due minuti, era stato commissionato dalla Confraternita dell'Immacolata Concezione a Leonardo e alla sua bottega per una cappella di San Francesco Maggiore, sempre a Milano. C'è un contratto che è bellissimo, poi mi sono divertito, naturalmente queste sono cose da storici dell'arte e così via, ma mi sono divertito a vedere insieme a loro il contratto. Era un contratto, oggi facciamo il contratto, era il 25 aprile del 1483. Lo vogliamo per la festa della Madonna, che se non vado errato è l'8 dicembre, quindi non solo, quindi non ti devi spostare da Milano, pattuiamo 50 ducati per la tua opera, l'oro e i metalli preziosi te li diamo noi, perché se no
altrimenti, come succede di solito, ci fai la cresta. E... Solo che Leonardo subito dopo si è accorto che, non era, che il prezzo non era praticabile, insomma, e ha incominciato a fare un'azione, proprio un'azione penale nei riguardi del committente, dando incarico a Ludovico il Moro, che era il capo della città, di risolvere la questione. Allora, Leonardo ha perso la causa, che si è conclusa nel 1508, quindi durata 25 anni, come durano oggi le cause penali, quindi niente di strano. E Ludovico il Moro, invece di risolvere la questione, ha acquistato la prima copia, che era già pronta, quindi grosso conflitto di interesse sempre esistito, che poi ha dato in regalo a un principe austriaco, e la copia che è arrivata poi al Louvre. Perché Leonardo tentava di fare una cosa diversa? Probabilmente, o dice, una Madonna delle Vergini l'ho già fatta, quindi... E quindi... Ma probabilmente il committente gli ha detto, oh, hai perso, io ti ho ordinato la Vergine delle Rocce e tu mi fai la Vergine delle Rocce, che fu installata nel 1508. Adesso tutte le cose che andrò a dire riguardano un po' il nostro territorio. Ho fatto della scelta di cose che riguardano un po' l'Umbria. Sapete la tecnica dell'affresco, una tecnica molto stabile nel tempo, perché, come diceva, come è riportato dai trattati, bisognava bagnare l'intonaco per il lavoro da fare in giornata, per cui è possibile identificare nell'affresco le diverse giornate di lavoro, e si utilizzavano dei pigmenti inorganici che con l'anidride carbonica dell'aria venivano inglobati nel muro stesso, nell'intonaco. Quindi è una tecnica, se fatta bene, stabile, che dura per sempre. Infatti, è solo che finiva che anche loro sbagliavano nei tempi, e alla fine c'erano alcuni particolari che non riuscivano più a fare affresco perché il muro si era asciugato, e quindi dovevano usare un'altra tecnica. La tecnica convenzionale era una tecnica a tempera in cui i colori vengono fatti aderire all'intonaco, non inglobati, con un legante di solito uovo oppure colla animale e così via. E questa è una tecnica molto meno duratura e gli effetti si vedono. Allora, se andiamo a Trevi, nella chiesa della Madonna delle Lacrime, anche allora le Madonne lacrimavano, ma quello che facevano, costruivano una chiesa e chiamavano grandi artisti, in questo caso Perugino, per fare un'adorazione dei Maggi. È una chiesa che, se non l'avete vista, Trevi è a due passi, è proprio nella collina di Trevi, è molto bella. Questa è l'immagine che si vede a Trevi, è uno dei personaggi. In realtà, se uno va a vedere questa immagine in fluorescenza, mette in rilievo alcune cose che si sono perdute perché fatte a tempera. Sono rimaste soltanto tracce di leganti non visibili che, essendo organici, hanno la proprietà di dar luogo alla fluorescenza. E vedete come si vede in fluorescenza? Era completamente damascata, probabilmente in oro e così via. La prima volta che l'ho vista, io ero rimasto colpito da questo pennacchio rosso e da quel puntino rosso. Dico, ma non sembrava, qualcuno direbbe, ma che ci azzecca? In realtà, visto a luce visibile, aveva fatto soltanto la parte interna dell'affresco. Finito il tempo, l'aveva fatta poi a tempera e si è persa. E il puntino era un altro cappello che stava dietro, ma è riuscito a fare solo il puntino e tutto il resto si è perso. Ecco, adesso da Trevi veniamo direttamente a Foligno. Quanti di voi hanno visto Calamita Cosmica? Però ce ne sono tanti che no. Un consiglio, smettete di sentire quello che sto dicendo e andate lì piuttosto che... Questa
è una scultura di Gino De Dominicis, Calamita Cosmica, che sta in uno dei, qui a, è a Milano, a Piazzetta, Piazza Reale, davanti al Duomo, ma sta in questa chiesa del Settecento di Carlo Murena, tra l'altro, un architetto importante, allievo del Vanvitelli e maestro del Piermarini, quindi l'architetto. E vedete che è lunga 24 metri, è calamita cosmica perché c'è questo bastone dorato con una calamita interna che quindi si dovrebbe reggere da solo, in realtà ci hanno messo, l'hanno ancorata per ragioni di sicurezza, e con questo bastone, questo mostro di natura antropomorfica, mette in collegamento il mondo reale con il mondo immaginario. È molto bella, vedete, è l'unica opera che sta in questa chiesetta, e quindi secondo me la collocazione è perfetta. E questa, mi dicevano che adesso andrà a Firenze a una mostra, ma subito dopo essere stata acquistata dalla Fondazione Casa di Risparmio di Foligno, quindi appartiene a Foligno, ha fatto un giro per prestigiose sedi europee e il titolo della mostra era Andata e Ritorno. Fa un po' sorridere che partiva da Foligno, è andata a Milano a Piazza Reale, è andata a Versailles, a Parigi, è andata a Bruxelles e poi il ritorno era di nuovo a Foligno. Nel fare l'assicurazione, che era la Lloyd, ha detto, ma diteci almeno che materiali, perché non si sapeva niente. Questo De Dominicis era un personaggio, un grandissimo artista, ma non aveva detto niente circa la... E allora noi abbiamo fatto delle indagini, ne avevamo una parte, che è questa parte in laboratorio, e questa scultura è composta esternamente da polistirolo. Dentro c'è però del gesso che è usato per rendere stabile la situazione. Vedete, ci sono ancora, è possibile vedere il disegno di Dominici. L'ha lavorato proprio come si lavora una scultura, un'aguglia. E è molto interessante lo studio stratigrafico. Ci sono 5 strati, vedete, di dimensioni leggermente diverse, ma non mi interessa mettere in rilievo questo, che hanno una certa composizione. Il primo, il secondo e il quarto strato sono grosso modo lo stesso dal punto di vista compositivo. Hanno una matrice alluminio silicatica con altre componenti, carbonato di calcio, ossido di silice e così via. La prima, vedete, è abbastanza bruna perché c'è anche dell'ossido di ferro che la iscurisce rispetto alle altre. Ma la cosa straordinaria è la terza lamina, che è una lamina di rame zinco, di ottone. Allora, tra le poche cose che aveva detto De Dominicis, è che era sua intenzione laminarla d'oro, perché ci aveva una richiesta, tant'è vero che era nota, calamita cosmica è il nome ufficiale, ma poi era nota come scheletrone, come 24 metri di lamina d'oro, perché questa era l'intenzione. E probabilmente è vero, perché questo strato è molto analogo al modo con cui venivano laminate in antichità artefatti e artistici. Cioè si usava uno strato metallico per renderlo solido e poi su questo strato metallico con dei mordenti si metteva la lamina d'oro. Quindi probabilmente è vero che voleva laminarla d'oro, a meno che c'è una cosa più cattiva, a meno che non volesse venderla a chi l'ha, come, perché quell'ottone con quella composizione è noto anche come oro di Bologna, perché è falso oro, almeno che, ma io credo che lui volesse veramente laminarla, però poi c'è avuto un pentimento, per qualche ragione che non sappiamo e che non ci ha mai detto, per cui ci ha messo 2 altri strati, il quarto che è analogo agli altri, ma il quinto è lo strato che dà
la rilevanza estetica, quindi è di nuovo ha sbriciolato del nuovo, di nuovo del polistirolo, ci ha messo dell'ossido di titanio per dare un colore freddo, ftalocianina azzurra e così via, per rendere in un certo modo la superficie esterna, che è quello che determina come appare la statua stessa. E queste informazioni sono abbastanza importanti e non erano note. State attento con che la lavate, perché è polistirolo. Non lavatela con acetoni o con solventi clorurati, perché si scioglie. Poi, siccome era stata esposta anche in situazioni vicino al mare, ci sono dei sali di cristallizzazione che sarebbe bene tenere sotto controllo. Ma chi non l'ha vista, per favore andatela a vedere. Perché io vi racconto un episodio. Vi ho fatto vedere l'immagine di Milano, perché io l'ho seguita, perché dopo che uno aveva avuto questo pezzo in laboratorio, io tutte le mattine prima di salire nel mio studio passavo in laboratorio e chiedevo: c'è qualche novità sullo scheletrone? Quindi venivo, e quindi mi era affezionato, l'ho vista a Milano, sono andato a vedere a Versailles. Pensate che a Versailles l'hanno dovuta esporre all'esterno, perché non c'era nessuna porta attraverso cui potesse passare, mentre questa chiesa sembra che fosse stata concepita appositamente per contenere. Allora mi ero affezionato, andandolo a vedere a Milano mi sono accorto che stava sotto una luce, e siccome dormivo a Milano perché il giorno dopo c'avevo un convegno, verso l'una di notte mi è preso la voglia di andare a vedere come stava sotto la luce lo scheletrone. Ho chiamato un taxi, stavo già a letto, l'ho dovuto convincere: ma dove andiamo a quest'ora? Dico: mi porta lì e facciamo un giretto. Infatti sì, sono andato lì, ho fatto un giretto per vedere, così ero curioso di vedere, e poi sono ritornato. Poi l'ho raccontato a qualche giornalista, per cui è uscito fuori dal titolo che io ero andato a controllare la situazione in pigiama. Era vero che c'avevo il pigiama, ma c'avevo sopra l'impermeabile, era del tutto decente. Ma questo per dire come uno che si dovrebbe interessare soltanto dell'aspetto materico, poi non può non essere affascinato da quello che va oltre l'aspetto materico stesso. Rimaniamo sempre in Umbria, e la cosa di cui vorrei parlare adesso è della ceramica a lustro, che come sapete sono ceramiche rinascimentali, e l'Umbria, Gubbio e Deruda sono i centri di maggiore importanza, che hanno la caratteristica di avere riflessi metallici brillanti, iridescenze e effetti cangianti. Vedete, qui c'è l'effetto cangiante, vedete come quella parte a lustro cambi, e così da quest'altra parte, vedete. E in realtà il lustro è di origine islamica. Questa è un'altra considerazione che vorrei fare, e poi ci ritorneremo. L'Islam è una culla di civiltà. Adesso noi la vediamo sotto un certo aspetto e così via, ma ci ritornerò perché c'è un'altra occasione, ma è stata una culla di civiltà anche per noi. E infatti è nata in Iran, Iraq, nel IX secolo, si è diffusa nelle sponde del Mediterraneo fino ad arrivare vicino Valencia, a Paterna e a Manises, dove nel XIII secolo ha avuto grande diffusione, e da lì è arrivato in Italia, in Umbria, precisamente a Deruta e a Gubbio, dove ci sono i due massimi esponenti di questa tecnica, che sono, i colori più importanti sono il rosso rubino, e il maestro di Gubbio è Mastro Giorgio, e giallo oro, e il maestro è un frate di Deruta. È sembrata per molto tempo una tecnica misteriosa, e c'è invece nel libro del Piccolo Passo, i tre libri dell'arte del Vasari, un'intervista al secondogenito di Mastro Giorgio, Mastro Cencio, che gli chiede: ma come lo fate questo lustro? E lui dice:
Per il lustro rosso utilizziamo dei sali di rame, per il lustro argento, per il lustro oro usiamo dei sali d'argento, calcinando delle monete locali d'argento, insieme ad altri sali e ossidi, e così. Allora, che cos'è effettivamente il lustro? Il lustro è noto come una tecnica di terza cottura. Perché? Perché prima viene cotto il corpo della ceramica, poi lo smalto, e lo smalto viene dipinto, la ceramica è pronta, e ci sono grandi ceramisti a Urbino e così via, che facevano ceramiche di grande rilievo. Se uno voleva lustrarlo, doveva aggiungere una terza cottura, e capite che questo era molto pericoloso, perché il risultato, se non eri un maestro del genere, era che si rompeva nel forno. E la terza cottura, quindi venivano messi in terza cottura una miscela di sali di rame e di argento, a seconda che uno volesse il rosso rubino o l'argento o l'oro, e venivano riscaldati a 600 gradi in un'atmosfera riduttiva, che significa senza presenza d'ossigeno. Come veniva realizzata? Bruciando ginestre, usando come materiale, che sono un materiale molto fumoso, che quindi scaccia l'ossigeno, e a quella temperatura il glaze diventa soffice, si ramollisce, il metallo, i sali metallici penetrano nei primi strati e, essendo riduttiva l'atmosfera, si riducono a rame metallico o argento metallico. E questo è il lustro. Quindi il lustro fa parte di quella categoria, oggi nota come nanotecnologie, in cui le dimensioni sono dell'ordine del nanometro, cioè un milionesimo di millimetro, perché queste particelle hanno proprio questa dimensione. Quindi sono nanocristalli di argento per quanto riguarda il lustro oro, o di rame per quanto riguarda il lustro rosso rubino. Vedete qui, alcune immagini fatte al microscopio, a trasmissione elettronica, milioni di ingrandimenti. È chiaro che prima che si avessero queste tecnologie di ingrandimento, non era possibile capire che cosa fosse, quindi tutta questa alea di mistero. Questo sono non omogenee. Questo è l'unico caso in cui le nanoparticelle di rame sono omogenee. Tra l'altro, fortunatamente, vedete, hanno le dimensioni, vedete. Tra l'altro, questo è il primo risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo fatto la misura a Siena, ricordo il giorno perché era il compleanno del collega, eravamo entusiasti. Fortunatamente non abbiamo pubblicato niente, perché questo è l'unico caso in cui i nanocristalli sono così ordinati. L'unico e il primo caso che abbiamo fatto. Quindi noi, appena abbiamo visto questo, ecco, abbiamo capito che cos'è. Invece non era vero affatto, questo era un caso proprio del tutto casuale tra i centinaia. La cosa interessante è che questi nanocompositi di rame d'argento nel vetro, perché sono molto simili a dei composti che vengono attualmente preparati nell'optoelettronica, perché vengono utilizzati come interruttori nelle fibre ottiche, perché sono molto più veloci e potenti, e hanno le stesse caratteristiche. Soprattutto la caratteristica è di avere degli assorbimenti nel visibile, che per le nanoparticelle di argento cadono a 420 nanometri e per il rame a 565. E la ragione è che a quelle frequenze, dovute alla natura nanometrica, c'è una risonanza, per cui ci sono certi assorbimenti. E il lustro ha proprio queste caratteristiche. Noi ne abbiamo studiati, siamo stati al Victoria e Albert Museum, dove in pratica qualcosa a Gubbio, ma stanno tutti nei grandi musei. Ricordo che saremmo andati 3-4 volte al Victoria Albert Museum, qualche volta anche alla Wallace. La prima volta pioveva
passando attraverso, io credo che abbia detto parolacce, no? Dico, ma tu guarda se uno deve fare 2000 km per andare a studiare delle cose che sono state fatte a 20-30 km da Perugia, insomma. Però questa è la vita. E vedete, il lustro rosso e oro ha proprio quelle frequenze che abbiamo detto hanno. E naturalmente abbiamo voluto fare delle indagini per vedere se era effettivamente così. Siamo andati anche noi a Grenoble, alla luce di sincrotrone, per vedere il rame metallico, l'argento metallico. Non abbiamo portato pezzi, ma abbiamo portato soltanto dei frammenti, questo frammenti di lustro rosso, frammenti di lustro argento. Abbiamo fatto le indagini e effettivamente abbiamo verificato scientificamente che il lustro oro è dovuto alla presenza nanometrica di argento metallico, mentre il lustro rosso era dovuto alla presenza di nanoparticelle di rame. Tant'è vero che in un numero della rivista di Grenoble c'era questo piatto, questo sta a Deruta, con il titolo Le nanoparticelle erano già fatte dagli artigiani rinascimentali. E questo è del tutto vero. La cosa più sorprendente, riprendiamo un momentino quello che diceva Mastro Cencio su come si prepara. Il primo stadio è l'applicazione di sali di rame e di argento sul glaze, sullo smalto. La seconda è la riduzione a 600 gradi in atmosfera riducente. E il terzo è la formazione di questi nanocristalli in queste condizioni. Vedete come preparano nel 2000, questo è uno dei gruppi che fa questi composti nano di vetro con rame metallo. Tre stadi. Il primo step ci mettono del rame dell'argento, dei sali. Naturalmente non li spalmano come faceva Mastro Giorgio col pennello, usano implementazione ionica, scambio ionica, ma quello che fanno ci mettono questi sali. Il secondo stadio è lo riscaldano a 600 gradi in atmosfera riducente. Non bruciano ginestre, tolgono l'ossigeno e così via. E il terzo stadio è proprio quello, la crescita di questi nanocristalli. Quindi la cosa sorprendente è che non solo il lustro è un nanocomposito, così come questi materiali nanotecnologici odierni, ma in fondo la preparazione è esattamente la stessa. C'ho ancora 5 minuti? Allora, l'ultima cosa che vorrei dire. Le indagini che abbiamo visto sono indagini fatte con strumentazione sempre più sviluppata, in accordo con la tecnologia che si evolve, ma finora ho parlato di indagini fatte puntualmente, cioè ogni punto veniva esaminato singolarmente e dove si sta evolvendo la tecnologia. Piuttosto che fare delle indagini in un punto, sarebbe bene, in alcuni casi è possibile, fare delle indagini multispettrali, cioè in un punto prendere tanti spettri corrispondenti e fare una mappa di questa situazione, perché è molto più facilmente, si vede molto più facilmente. E queste tecnologie stanno andando avanti. E per quanto riguarda la fluorescenza a raggi X, che è la tecnica che dà informazioni elementari, cioè dice che elemento c'è nella superficie stessa, questa tecnica è già abbastanza sviluppata. Faccio vedere un caso che questo è uno strumento, tra l'altro poi, in cui questo scanner multispettrale che utilizza delle mappe, lavora nella loggia di Amore e Psiche della Villa Farnesina dell'Accademia dei Lincei. Lo dico perché questa loggia è splendida, io ci passo, poi farò vedere che abbiamo fatto anche delle cose. Pensate che è il disegno di Raffaello, però la frutta dei festoni, ci sono 170 specie diverse, le più strane, incluso le specie che dopo 25 anni venivano già dal Messico, il mais e così via. È una impressione di colori e di opulenza, di biodiversità incredibile. E allora proprio
io sono uno dei curatori, visto, abbiamo organizzato una piccola mostra, I colori della prosperità, frutti del scusate, frutti del vecchio e nuovo mondo. Cioè abbiamo associato ai 10 colori 21 frutti provenienti da tutto il mondo. E quello che ci siamo accorti è che questi frutti provengono soprattutto dall'Oriente, dall'Iran, dal Kazakistan, ritornando al discorso che facevo prima. Queste regioni che per noi sembrano estranee, anche un po' così, non molto belle, in realtà erano la fonte originaria di molte delle cose che mangiamo oggi. Quindi la civiltà è tutto sommato unica. E lì è stata fatta anche un'applicazione da parte dei colleghi di Pisa della loggia virtuale, per cui in quel sito, se andate su quel sito, potete navigare, vederli da vicino, girarci intorno, sapere quali sono le informazioni sia dal punto di vista botanico. E vedete, queste sono le mappe che abbiamo fatto su quel melone, di tutti gli elementi, vedete, poi l'abbiamo raccolto per avere alcune informazioni. Tra l'altro, il povero Giovanni da Udine si è trovato di fronte a un problema molto interessante. Lui doveva rappresentare il mai visto, come dico nella piccola introduzione che ho fatto, perché rappresentava dei frutti che nessuno altro aveva mai visto e quindi doveva sforzarsi di renderli in una certa maniera, ma di usare anche tecniche diverse dal modo con cui rappresenta. Per esempio utilizza dei coloranti che non sono usati per l'affresco, ma che erano usati nella ceramica e nella vetreria perché davano delle sfumature e così via. Questo guardate pure le ciliegie come, e quelle, il modo con cui dipinge queste mele che vengono da Alma Ata. Le mele che noi mangiamo originariamente vengono da Alma Ata, che è la patria delle mele, mentre le ciliegie vengono dalla Cina originariamente. Questo dicevo, questa tecnica di mapping, ho finito, due minuti, di mapping della fluorescenza raggi X è una tecnica abbastanza sviluppata. Sarebbe molto interessante ottenere la stessa tecnologia di mappare informazione nel medio infrarosso e nel vicino infrarosso, dove ci sono informazioni molecolari e soprattutto molto importanti. Questo però è estremamente difficile. Ci sono due esperimenti fatti, uno è nostro e l'altro, nostro nel medio infrarosso e l'altro nel vicino infrarosso, fatto dei colleghi della National Gallery di Washington. Noi che cosa abbiamo dovuto fare? Una collaborazione con la Bruker, che è un'industria che fa grandi strumentazioni, che aveva messo a punto uno strumento per rivelare fumi a distanza dai camini, da industriali e così via. L'abbiamo adattato e studiato uno dei dipinti di Burri, il bellissimo Sestante 10, che sta tanto bello che era stato utilizzato come manifesto di Umbria Jazz nel 2015, anno del centenario di Burri stessi. E abbiamo fatto delle mappe per quanto riguarda la composizione molecolare, quindi dove stanno le molecole e anche in maniera qualitativa la loro concentrazione, la loro percentuale. Vedete, il legante è il legante in quel tratto, in quella porzione di spazio, è il legante vinilico. Qui il legante vinilico è uno dei, dal punto di vista chimico è polivinile acetato, ma tutti voi lo conoscete come il Vinavil. È uno dei leganti più utilizzati da Burri. E qui mi riallaccio a quello che dicevo con Pollock. Burri, abbiamo trovato che l'ha utilizzato nel 1848, quando il Vinavil esisteva in Europa, ma nessuno l'aveva mai utilizzato a scopi artistici. Lo utilizzavano in America, e questo dà anche informazioni circa l'interazione che Burri aveva con l'America, se non altro per averci la moglie americana e così via. Mentre nella parte inferiore usa un legante acrilico insieme a altre sostanze e così via. Ecco il MOLAB, vedete qui,
perché il MOLAB porta la scienza, ma porta anche gli scienziati, e direi che molto spesso è quasi una gita quando non ci sono inconvenienti. E abbiamo, dal 2000 facciamo parte di progetti europei per, diciamo, per fare indagini in tutta Europa. Vedete, abbiamo fatto, non vi dico quanti, quei puntini sono tutti i posti dove siamo stati, e non solo tutti, ma abbiamo esaminato alcune delle cose più importanti. Vedete, gli antichi maestri, quando io la vedo mi impressiono anche io, vedendo il tipo di indagine che abbiamo fatto per quanto riguarda i maestri antichi, ma anche i maestri moderni. Tra l'altro io personalmente sono molto interessato all'arte moderna e contemporanea, che dal punto di vista dei materiali è più interessante dell'arte antica e tradizionale. Vedete, pure qui abbiamo fatto sculture un po' meno, perché noi siamo più interessati alla superficie dipinta, ma anche qui abbiamo fatto il Davide Michelangelo, alcune cose di Donatello, Gian Bologna, fino al nostro De Dominicis. Ma il MOLAB è soprattutto adatto per i manoscritti, perché per quanto riguarda i dipinti forse è possibile avere dei micro prelievi o qualche caduta, ma i manoscritti nessuno ti darà mai l'autorizzazione, e quindi ne abbiamo fatti molti. Questi sono quelli messicani, i miei preferiti, e qui faccio vedere, c'è il collega Brunetti ed io con cui abbiamo iniziato l'avventura. Subito si ha dato un contributo determinante la dottoressa Migliani del CNR. Qui sono il gruppo del MOLAB con Perugia di fronte, naturalmente c'è ricambio perché molto spesso sono dottorati di ricerca e così via. Mi succede spesso che tanto è la preoccupazione di dover guidare per centinaia di migliaia di chilometri, abbiamo fatto oltre 200.000 chilometri, che significa due volte il giro del mondo, che quando qualcuno viene a chiedere di fare il dottorato lavorando al MOLAB, la prima domanda che a me viene sorge spontanea è: ma ce l'ha la patente? La seconda è: se sa guidare anche a sinistra? E allora poi la terza, naturalmente, qual è l'interesse scientifico? Ma siccome io, la mia parte della carriera scientifica ha riguardato e riguarda sempre, ormai ci sono gruppi di miei, chiamiamoli allievi, più bravi di me, che fanno teoria, mi succede pure quando qualcuno viene a chiedere la tesi sugli aspetti teorici, di dire: ma la patente ce l'ha? E lì non trovo giustificazione, e allora si sparge la voce che ogni tanto sbrocco. L'ultima cosa che vi voglio far vedere è il mosaico che sta all'interno. Adesso non vi dico venitelo a vedere, ma andate a vedere De Dominicis, e se passate a Perugia vedete questo splendido mosaico del secondo secolo d.C., Orfeo che ammansisce le fere, all'interno del Dipartimento di Chimica. Luogo che nell'immaginario collettivo è il luogo dove si fanno cattivi odori, sostanze dannose e così via. Eppure ci abbiamo questo. E credo che uno dei motivi per cui ho intrapreso anche questo aspetto, dopo tanti anni di teoria e calcoli sulle proprietà delle molecole, soprattutto inorganici, è che passando ogni mattina davanti a questo mosaico mi sembrava impossibile che stesse all'interno del Dipartimento di Chimica. Quindi la conclusione è che sono talmente diffusi che noi ci abbiamo il dovere, se non altro, di conoscerli, studiarli e possibilmente tramandarli alle future generazioni. E naturalmente vi ringrazio a voi per l'attenzione. Ringraziamo moltissimo il professore perché ci ha dato una lezione di, senz'altro, soprattutto di interpretazione della scienza in maniera sentimentale, grazie all'arte. Evidentemente quel mosaico ha costituito per lui un motivo di mediazione per la vocazione. Io, ecco, oltre a ringraziarlo,
vorrei invitare coloro che sono presenti, anche se è stato molto esauriente per la verità, ma a fare domande relative all'argomento, se volete. Me la fai tu una domanda, dottore? No, sto scherzando. Piacerebbe soprattutto i ragazzi che... giovani. Qualche curiosità, no? No, sto scherzando. Pensaci, se ti viene. No, le domande se non ci sono, non ci sono, inutili, non si possono dire al fuori. Prego. Dopo aver fatto il secondo disegno ci ha messo un'altra strada primitura. Di primitura. Quella sorta di certo. Di base sulla certo. Quale poi arrivare. No, quella su cui ha rifatto e un'altra sopra, come si fa sempre qua per far sì che non scoli la pittura certo. Nella certo. Preparazione. Quindi è una curiosità che tutti ci avevamo e lui l'ha risolto in maniera brillante, necessariamente però in questo caso facendo un domanda di Valsa. Tutti i quadri vengono sottoposti a questo. La mia domanda nasce da una curiosità precedente, soprattutto non è che può studiare tutti i quadri. Spesso si vede anche a occhio, c'è qualcosa sotto, poi con indagini anche molto preliminari, si vede sì, c'è qualcosa. A questo punto sorge spontanea la curiosità di andare a vedere che cosa. Naturalmente questi sono, spesso utilizzavano lo stesso supporto, cioè dicevo a Antibes ci siamo divertiti tanto perché era un posto meraviglioso in cui Picasso in un mese e mezzo ha creato il museo. E c'aveva due problemi, non trovava materiale artistico perché subito dopo la guerra e così via, per cui usava tutto là. E soprattutto riutilizzava tavole già dipinte. Mi raccontava un ex direttore che l'aveva sentito dal dire che facendo andando a cercare i dipinti se ne erano accorti che ne mancava uno. Non molto bello, ma importante perché era un generale fondatore del palazzo, insomma, del castello. E non riuscirono a capire, finché Picasso un giorno ha detto, mi serviva una tavola, l'ho scrostato e ci ha fatto una cosa molto bella. Quindi questo è abbastanza comune e naturalmente non è possibile e non avrebbe probabilmente nemmeno senso andare a vedere. Però ci sono casi in cui c'è curiosità e naturalmente l'attenzione è focalizzata su cose molto più importanti, anche se c'è un caso molto simpatico che in altre occasioni faccio vedere. C'era un dipinto che sembrava del 1300, veniva da un antiquario e la gente si stava discutendo se era senese o fiorentino. Poi non c'erano ancora queste tecniche riflettografiche. Una volta che si è fatta la riflettografia, ci si è accorti che era stato utilizzato per un appunto in cui il proprietario della bottega diceva domani passano questi a prendere date e quindi era chiaramente
un falso, anche se fatto su una tavola originale del 300 e con pigmenti del 300, insomma. Inoltre Van Gogh era povero e Leonardo aveva molti pentimenti, quindi era facile che utilizzasse Van Gogh e Leonardo ci ripensasse. Altre? Ah, ecco, bisogna alzarsi. La domanda è, il MOLAB ha molti strumenti di spettroscopia veramente impressionanti. La domanda è, poiché questi strumenti devono essere differenziati anche in base alla tecnica che usano, le sorgenti, eccetera, siete sicuri, diciamo, in qualche caso di poter vedere tutto o siete anche confidenti del fatto che qualcosa viene mancato nell'indagine? Questo sarebbe contrario allo scopo che ha la scienza. La scienza ha lo scopo di trovare la falsificabilità. No, siamo sicuri finché non troviamo qualcosa che ci dice che ne conosciamo soltanto una minima parte. Gli strumenti sono in evoluzione e così via. La scienza non invasiva, diciamo, la scienza dei materiali non invasiva applicata ai beni culturali c'ha meno di 20 anni. È una scienza talmente giovane che, quindi siamo agli inizi proprio ancora, agli inizi soltanto. Io spero di vedere, sto già vedendo dei progressi. Ho fatto vedere che il mapping è una cosa che si sta realizzando. L'altra cosa, sappiamo molte cose sullo strato superficiale. Vorremmo sapere molto di più con tecniche non invasive sugli strati sottostanti, e ci sono delle tecniche, terahertz e così via, in via di sviluppo. Non so quante ne vedrò nella mia vita, pur auspicando di vivere a lungo, però l'impressione che siamo proprio, non è che, direi che non sappiamo quasi, sappiamo pochissimo di tutte le cose che vorremmo sapere, insomma, ne sappiamo già abbastanza rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, però siamo proprio all'asilo ancora da questo punto di vista. Ecco, e c'è da dire che nonostante lo scetticismo, anche nostro inizialmente, perché è stata un'avventura di cui non sapevamo bene la fine, adesso il MOLAB è diventato molto popolare, molto più all'estero, perché noi lavoriamo soprattutto all'estero, perché con i progetti europei gli accessi sono transnazionali, cioè veniamo pagati per andare, non le dico poi quello che è dove, per farlo, è l'unica infrastruttura europea mobile per i beni culturali. Quando è passata questa concezione? Mi dicono, ma quanti milioni costa? Perché per essere un'infrastruttura europea nessuno paese se lo deve permettere, deve essere, perché sono i sincrotroni, i neutroni, i grandi. Mi dicevo, ma no, non costa tanto, però ci sono le competenze che sono uniche. L'hardware costa poco, ma il software. E allora questo concetto piano piano è passato. Ma adesso ci sono molti laboratori, molti li chiamano, ad esempio abbiamo MOLAB Spagna, MOLAB Brasile, MOLAB. Io ho fatto una cosa, proprio una soddisfazione che mi sono voluto togliere, ho registrato il nome MOLAB, che è un'operazione molto semplice. Con la semplice cosa, dicevo, se lo voglio, no, non si possono dire parolacce, se lo voglio rovinare, lo rovino con le mani mie, oppure quando vedo che sta per essere un altro, chiamatelo diversamente, ma non è MOLAB. Però, ripeto, non vorrei aver dato l'impressione di essere stato enfatico, siamo all'infanzia, all'asilo, e stiamo per entrando alle elementari. Bene. Ringraziamolo anche per questo atto di understate, perché effettivamente di fronte a cose come queste rimaniamo tutti ammirati, no? Anche perché ci sono delle prospettive straordinarie, dicevamo, proprio in relazione ai problemi che stiamo vivendo noi oggi. Bene, vi ringrazio e ringraziamo la Festa di Scienza e Filosofia che ci dà queste opportunità. Arrivederci.